Benvenuti a questa sessione della Fabbrica delle Idee. Mi presento, sono Massimo De Cubellis, e lavoro in Istat dal 2001 e da circa un anno e mezzo faccio parte del servizio Architettura Integrata dei Dati e dei Processi, coordinato da Monica Scannapieco. All'interno di questo servizio, tra le varie attività che vengono seguite, ce ne sono alcune che riguardano lo studio e la sperimentazione di alcune tecnologie per l'utilizzo dei big data nell'ambito della statistica ufficiale, dell'utilizzo di big data per la produzione della statistica ufficiale. E la presentazione di oggi. La presentazione di oggi riguarda proprio in quest'ambito. E parleremo di modelli world embeddings. La sessione è divisa in due parti. In una prima parte ci sarà una presentazione teorica, propedeutica a quella successiva, nella quale potrete sperimentare voi stessi il modello che andiamo a presentare e attraverso l'interrogazione di questo modello con le postazioni che vedete alla vostra sinistra. Allora, il gruppo che ha lavorato a questa sessione è diviso in due parti. La parte relativa al modello World Embedding è stata curata da Diego Zartetto, Fabrizio De Fausti e da sottoscritto. Per quanto riguarda invece l'applicazione web che è realizzata affinché il modello fosse interrogabile in maniera user friendly e in maniera molto accattivante, è stata realizzata un'applicazione ad hoc proprio in occasione della Conferenza Nazionale di Statistica che potrete provare direttamente nella seconda parte della sessione. Allora, vediamo un attimo i modelli World Embedding. Intanto, per curiosità, chi di voi è la prima volta che sente parlare di modelli World Embedding? Ok, vedo siete, si può dire, quasi tutti già esperti in materia. Comunque, facciamo una breve introduzione. Diciamo, quando parliamo di modelli World Embedding, parliamo di AI, di intelligenza artificiale, intesa come la capacità delle macchine di eseguire dei compiti che sono tipici dell'intelligenza umana. Tra questi compiti abbiamo il riconoscimento di immagini piuttosto che il riconoscimento di suoni, l'esecuzione di pattern computazionali e anche l'elaborazione di linguaggio naturale. I world embedding si calano proprio in quest'ultimo aspetto dell'intelligenza artificiale, noto anche come natural language process. I modelli world embedding sono modelli data driven, questo significa che sono guidati dai dati, ovvero l'unico input che genera il modello sono dei dati che devono essere disponibili in grande quantità ovviamente, e quindi ha senso parlare anche di big data. E un altro concetto legato al world embedding è quello del machine learning, perché c'è una fase di apprendimento dai dati che sono in linguaggio naturale affinché possa essere realizzato il modello. Voi vi chiederete, ma perché in Istat si studiano modelli world embedding? Tutto nasce dallo Scheveningen Memorandum del 2014, con il quale Eurostat incoraggiava gli istituti nazionali di statistica europei ad sperimentare delle tecniche sull'uso di big data per la produzione di statistica ufficiale. Nell'ambito delle fonti big, diciamo, quelle testuali erano sicuramente quelle maggiormente disponibili. Basti pensare al testo contenuto nei social media piuttosto che al testo che si può ottenere svolgendo attività di scraping dai siti web. E in quest'ambito una delle ultime tecniche sulla linguistica computazionale riguardava proprio i world embeddings, e da qui la scelta di effettuare delle sperimentazioni in quest'ambito. Vediamo adesso che cosa sono e cosa fanno i world embeddings. Sostanzialmente questi modelli mappano le parole in vettori di uno spazio vettoriale. Questa mappatura è necessaria perché ovviamente i processi di apprendimento che stanno dietro al modello sono processi comunque matematici, e quindi era necessario trasformare le parole, che erano qualcosa di poco comprensibile alle macchine, in qualcosa di matematico, e quindi ogni parola viene trasformata in un vettore. Diciamo, il processo, come potete vedere dal flusso riportato sotto, parte da un corpus che è una grande quantità di testo grezzo, non strutturato, in linguaggio naturale. Questo corpus può essere costituito da una grande collezione di Twitter piuttosto che da un testo enciclopedico in forma digitale o da un testo derivante da attività di scraping di siti internet. Il testo viene poi processato da un algoritmo Word2Vec che, seguendo quella che è l'ipotesi di fondo di questi modelli, ovvero il fatto che parole simili occorrono in contesti simili, genera un modello, cioè genera sostanzialmente un insieme di vettori e all'interno di uno spazio vettoriale. Ogni parola verrà associata a un vettore.
Questa associazione ovviamente non sarà casuale, ma l'algoritmo la farà in modo tale da rappresentare in questo spazio parole simili con vettori tra loro paralleli. E vedremo che questa è una caratteristica modello molto importante che permetterà di effettuare delle operazioni molto avanzate sui modelli. I due modelli che abbiamo studiato in questa fase sperimentale sono Word2Vec e Glove. Sono modelli ideati il primo dalla Google, il secondo dalla Stanford University. Sì. Parole simili in che senso? Parole simili intendiamo da un punto di vista sintattico o semantico, perché questo modello cattura sia le relazioni sintattiche delle parole, quindi quelle grammaticali, dalle, per esempio i superlativi oppure l'associazione tra una parola infinita e la sua coniugazione al gerundio, al participio passato, oppure la sintassi del maschile e femminile, piuttosto che il concetto semantico delle parole, quindi può capire per esempio che le parole correlate col colore rosso sono blu, giallo, verde, e fa tutto questo semplicemente avendo come input un grande corpus, cioè una grande quantità di dati grezzi, non ha nessuna informazione di dominio, non c'è nulla, l'unico input è soltanto del testo. E diciamo che quindi queste parole vicine da questo punto di vista, sia sintattico che semantico, vengono rappresentate da vettori paralleli. Il parallelismo nei spazi vettoriali viene misurato attraverso la metrica della distanza coseno. Quindi più è alta la distanza coseno, più i vettori saranno paralleli e quindi più le parole rappresentate con i vettori saranno vicini da questo punto di vista. Questo termine non deve trarre in inganno, perché in realtà è la vicinanza delle parole è una misura non di distanza, cioè da un punto di vista matematico, quindi di metrica vettoriale, si parla di distanza, in realtà è una misura di vicinanza. A questo punto vediamo un attimo una caratteristica di questi modelli. Abbiamo detto che ogni parola del corpus è rappresentata da un vettore. I vettori sono degli oggetti matematici e come tali possono, con i vettori si possono effettuare delle operazioni matematiche sia di somma che di sottrazione. Ovviamente il risultato della somma di due vettori o della sottrazione di due vettori sarà anch'esso un vettore. Come potete vedere nel grafico di sinistra abbiamo in basso dei punti che rappresentano le capitali di alcune nazioni, quindi abbiamo Madrid, Parigi e Washington, che saranno tre vettori sostanzialmente. In alto invece trovate Spagna, Francia e Stati Uniti, che sono altri tre vettori. Andate a effettuare un'operazione di sottrazione, per esempio tra Stati Uniti, tra il vettore che rappresenta la parola USA e il vettore che rappresenta la parola Washington, otterremo un vettore. Questo vettore rappresenta la relazione che c'è tra le due parole, in questo caso una relazione tra capitale e nazione. Se facciamo la stessa operazione matematica tra Francia e Parigi, Spagna e Madrid, otterremo altrettanti vettori che saranno paralleli al vettore di differenza tra Stati Uniti e Washington. Questo cosa significa? Che i vettori di differenza saranno anch'essi paralleli perché rappresentano tutti e tre lo stesso tipo di relazione, cioè quella che c'è tra una nazione, tra una capitale di una nazione e la nazione di appartenenza. Questa proprietà è veramente molto importante perché permetterà di risolvere delle analogie, cioè metterà proprio l'attenzione su quelle che sono le potenzialità di questo modello. Considerate che un'analogia per un modello di intelligenza artificiale è una cosa molto complessa, cioè riuscire a capire che Parigi sta a Francia come Roma sta a Italia, per noi umani è abbastanza semplice, però per un modello che nasce di intelligenza artificiale, che nasce semplicemente da, per esempio come nel nostro caso, da una grande collezione di Twitter, non è una cosa banale e riesce a farlo proprio grazie al meccanismo che abbiamo pensato prima. Vediamo che in un'interrogazione a linea di comando che abbiamo fatto sul nostro modello proprio della relazione e dell'analogia che vedete rappresentata, cioè Parigi sta Francia come Roma sta, il modello risponde correttamente con un elenco di parole. Intanto spieghiamo perché non risponde a una parola sola ma con un elenco. Nel caso specifico lui farà Parigi meno Francia, avrà un vettore risultato che rappresenta la relazione che vedete evidenziata dal vettore in giallo e applicherà quel vettore, lo andrà a sommare alla parola Roma. In questo modo otterrà un punto dello spazio vettoriale di embedding e le parole che vedete nella lista sono le parole più vicine a questo punto virtuale. La più vicina in assoluto in questo caso è proprio Italia, quindi l'analogia è stata risolta correttamente già con la prima parola. Diciamo di analogie di questo tipo ce ne sono veramente tante e potrete poi provarle direttamente dall'applicazione che andrete a testare nella fase successiva. Ovviamente il modello ha anche dei limiti, non è perfetto, diciamo, considerate che i limiti sono legati al fatto che il modello non cattura tutte le relazioni sintattiche e semantiche del linguaggio naturale,
E questo accade specialmente per le parole meno frequenti nel corpus che gli abbiamo dato in input. Inoltre anche la dimensione e il tipo del corpus determinano la qualità del modello. Che cosa significa? Ovviamente essendo modelli data driven, guidati dai dati, maggiore la quantità di dati che vengono forniti in input, migliore sarà la qualità del modello che avremo come output. Il tipo di corpus anche determina la qualità del modello, perché abbiamo detto all'inizio il corpus può consistere in una collezione di Twitter piuttosto che in un testo enciclopedico digitale. Ovviamente se si tratta di una collezione di Twitter difficilmente risolverà analogie sulla fisica quantistica piuttosto che sulla statistica differenziale. Se invece parliamo come input un testo enciclopedico, probabilmente riuscirebbe a risolvere analogie anche in queste materie. Vediamo ora quelle che sono le caratteristiche del nostro modello di word embedding. Noi l'abbiamo chiamato a volte anche il nostro miglior modello, perché in Istat c'è stata una fase sia di studio di queste tecniche, ma anche una fase sperimentale, perché il modello oltre al corpus accetta in input una serie di parametri per l'addestramento e che noi per diversi mesi abbiamo provato generando diversi modelli, andandone a misurare l'accuratezza. Alla fine siamo arrivati a un set di parametri che soddisfacevano le nostre esigenze. Diciamo, il modello che utilizziamo noi è un modello che ha come input 140 milioni di tweets che l'Istituto Nazionale Statistica ha raccolto nel periodo da febbraio 2016 a giugno 2018 attraverso il filtro Istat. Si tratta quindi di tweets. I tweets principalmente trattano argomenti relativi alla politica, allo sport, all'attualità, quindi ovviamente anche le analogie saranno più performanti su queste tematiche rispetto a tematiche di altra natura. Inoltre il tweet ha anche un linguaggio particolare, a parte ha un limite di 140 caratteri che poi sono diventati 280 da settembre 2017, quindi si tratta di un testo non solo non strutturato ma anche di un testo un po' particolare, un testo diciamo direi tra virgolette un po' sporco, un po' ridotto, ci sono abbreviazioni, ci sono spesso errori di digitazione e via dicendo. Nonostante questo, come potete vedere, i risultati del test analogy in accuracy top 1 sembrerebbero magari a primo avviso non molto alti, ma considerate tutte le premesse che abbiamo fatto, siamo soddisfatti di questo risultato. In media vengono risolti il 30% delle analogie. Noi abbiamo costruito un benchmark, cioè un elenco di 11.000 analogie suddivise per categorie sia semantiche che sintattiche che trovate rappresentate nell'istogramma. E di queste 11.000 analogie ne risolve più di 3.500, quindi quasi il 30%. Tra l'altro il test è fatto in accuracy top 1, vuol dire che sostanzialmente noi consideriamo il test superato solo se è la prima parola che viene restituita dal test quella corretta. Quindi un test molto stringente e molto difficile. Vediamo adesso siamo arrivati a questo punto a definire un modello. E finita questa fase di sperimentazione avevamo l'esigenza di rappresentarlo graficamente e di provare ad esplorarne alcune aree semantiche piuttosto che altre. Qui diciamo abbiamo studiato in dottrina quelle che erano le tecniche disponibili, c'era la TSNE oppure l'analisi dei componenti principali. A noi queste tecniche in realtà non ci soddisfacevano. E qui ci terrei a dire una cosa, che mentre fino a questo punto noi in sostanza non abbiamo inventato nulla, cioè abbiamo preso un modello Word2Vec già esistente, creato dai ricercatori della Google, ce lo siamo studiato, l'abbiamo implementato sui nostri server, abbiamo fatto dei test con i nostri Twitter, però di fatto non abbiamo inventato nulla di nuovo. Qui invece ci abbiamo messo veramente del nostro, lo dico in maniera con orgoglio un po' di tutto il gruppo che ha lavorato a questa cosa, perché per la rappresentazione grafica, nonostante la difficoltà di poter rappresentare solo su due dimensioni, quindi visibile all'uomo, un qualcosa che nasceva su 300 dimensioni, inoltre riuscire a risolvere sia il problema della rappresentazione grafica che quello dell'esplorazione del modello in certe aree semantiche con un unico strumento, diciamo, è stato un risultato notevole. E questo strumento è quello del grafo. Il grafo è una struttura matematica che si presta molto bene a risolvere tutti e due i compiti, sia la rappresentazione grafica che l'esplorazione del modello. Il grafico è una struttura matematica, come dicevo, composta da nodi e collegamenti. E, ovviamente i collegamenti possono essere diretti o indiretti. Qui manca, ci siamo persi una slide, mi sa. Comunque sostanzialmente capita. c'era? Allora non la vedo. No, manca una slide. Vabbè, praticamente in questo grafo abbiamo nodi e collegamenti, abbiamo detto. Nel modello word embedding abbiamo rappresentato ogni parola all'interno di un nodo e ogni relazione con un collegamento.
E quindi avremo un grafo base dove parlando dal nodo, partendo da un nodo, abbiamo le parole più vicine sostanzialmente rappresentate negli altri nodi con i relativi collegamenti. Di questi grafi abbiamo fatto, li abbiamo anche personalizzati creando tre tipi di grafi diversi. Il primo tipo l'abbiamo chiamato geometrico, in sostanza si parte da una o più parole seme che determinano l'area semantica che vogliamo esplorare del grafico, del grafo, del modello anzi in realtà. Inoltre abbiamo due parametri che sono il numero di iterazioni che vogliamo eseguire e l'ampiezza che vogliamo avere ad ogni iterazione. In sostanza, in questo caso, come vedete, ci siamo posti come nel numero di iterazioni 2 e come ampiezza il valore 3, che vuol dire che alla prima iterazione cerchiamo le tre parole più vicine rispetto alla parola seme o alla somma delle parole semi. Infatti avremo le parole a 1, a 2, a 3. Nella seconda iterazione vogliamo trovare le tre parole più vicine a ognuno, a ognuna delle parole trovate, quindi le tre parole più vicine ad A1, ad A2 e ad A3, e quindi il risultato sarà qualcosa del genere. Vogliamo prendere, scusate Fabrizio, vogliamo prendere il tuo di ieri, ce l'hai? Scusate. Non è grave. No. Scusate il disguido. Nella conversione col PDF. Ah ok, questa è quella che mi si vede, ripartiamo da qui. Perfetto. Aspetti, rimetto bene quest'altro. Perfetto, grazie mille Fabrizio. Questa è la prima slide che mancava, che rappresenta l'esempio proprio tipo del grafo base proprio nel modello World Embedding. Come potete vedere, diciamo, ogni nodo rappresenta una parola in sostanza, e le relazioni tra le parole sono rappresentate dagli edges, dai collegamenti. E sulla sinistra praticamente vedete quello che si chiama test distance tecnicamente, che è una sorta di affinità, cioè il modello può essere interrogato una volta creato inserendo per esempio una parola. Noi abbiamo inserito la parola Obama, che come abbiamo detto prima è rappresentata da un vettore nel modello, e il modello risponde restituendo le parole relativi ai vettori più vicini al vettore Obama. Come vedete, le prime sei parole sono Trump, Bush, Barack, Trump e Clinton, e nel grafo vengono rappresentate, come vedete, con dei collegamenti a partire dalla parola centrale Obama rispetto alle altre sei. In questo caso avremo una sola iterazione con un'ampiezza di 6. A partire da questo grafo base abbiamo poi creato una personalizzazione di questi grafi, creando il grafo geometrico, dove partendo da uno o più parole seme, diciamo questo già l'abbiamo detto, alla prima iterazione avremo parole A1, A2, A3 e alla seconda per ognuna delle parole trovate avremo altre tre parole. Questo primo grafo, diciamo, ha un, chiamiamo un difetto in sostanza, che mano a mano che aumenta il numero di iterazioni ci si sposta da quello che è il concetto semantico della parola seme, ci si allontana da questa parola e quindi si passa in altre aree semantiche magari non desiderate. Per ovviare a questo problema abbiamo ideato altri due tipi di grafi, che sono il grafo lineare. Il grafo lineare funziona in questo modo: si parte sempre da una parola seme, e in questo caso abbiamo due iterazioni e due come dimensione di ampiezza, quindi alla prima iterazione troveremo le parole a 1, a 2. Per mantenere l'esplorazione più vicina alla parola seme iniziale, alla seconda iterazione si fa la somma vettoriale delle parole a 1, a 2 e si cercano le due parole più vicine a questa somma. Quindi c'è il primo step, dove sommiamo il vettore A1 con A2 e troviamo le parole più vicine a questa somma, cioè B1 e B2. Il terzo tipo di grafo va sempre in questa direzione, perché praticamente anche qui si parte da una parola seme, si trova la prima iterazione della parola A1, A2, dopodiché si creano dei nodi virtuali sommando ognuna delle parole trovate la parola seme iniziale,
e si cercano le due parole più vicine. E così in via iterativa si procede in via iterativa andando prima di effettuare una nuova ricerca a creare un nodo virtuale che è la somma di tutti i nodi precedenti sino ad arrivare alla radice, cioè alla parola seme. Diciamo, i campi di applicazione di questi modelli possono essere diversi. In Istat per ora ne abbiamo sperimentati due. Abbiamo un primo use case dove abbiamo utilizzato questi modelli per definire un set di parole in grado di creare un nuovo filtro sui tweets, perché attualmente in Istat noi collezioniamo Twitter solo sul filtro Istat e sul filtro fiducia. Questi due filtri sono degli elenchi di parole che sono stati creati dagli esperti di settore, però c'era stato richiesto anche di creare un nuovo filtro sperimentale che è sul tema dell'Europa. Invece di farlo fare esperti di settore, abbiamo provato a utilizzare il nostro modello per derivare queste parole filtro. Quindi, partendo sempre dalla nostra collezione di tweet, ci siamo generati il modello. Abbiamo dato come input al grafo il modello stesso, ma anche le parole seme vicino al concetto di Europa, quindi Europa, UE, Unione Europea, Bruxelles ed Euro. E abbiamo quindi generato il nostro grafo che vedete rappresentato in basso nello schermo. Grazie a questo grafo siamo riusciti a creare un'ontologia di parole collegate alla parola Europa. Questo è un primo esempio applicativo. Un secondo esempio applicativo un po' più complesso riguarda la realizzazione di un classificatore di siti web per definire se il sito svolge o meno attività di e-commerce. In questo caso il modello è stato utilizzato in due modalità differenti. La prima è, come potete vedere, analoga all'esempio precedente. Nel secondo caso invece, una volta arrivati all'ontologia, in questo caso e-commerce, quindi torno un attimo indietro, in questo caso ovviamente le parole seme non sono più le stesse di prima, come potete vedere a sinistra, ma sono shopping, online, carrello, cioè parole che hanno a che fare comunque con l'e-commerce. Definita questa ontologia è stata effettuata un'operazione di summarization sul testo delle imprese che devono essere valutate seguivano attività di e-commerce o meno. Quindi sul testo screpato è stata effettuata un'operazione di summarization prendendo in input l'ontologia e-commerce e si è arrivati a una sintesi di questo testo screpato che poi è stata data in input. La codifica di queste parole è stata data in input a un classificatore machine learning che determinava quali fossero i siti di imprese e-commerce e quelli non e-commerce. Diciamo che la parte iniziale, la prima parte della sessione è terminata. Prima di passare alla seconda, volevo chiedere se avete domande da porre. Prego. Sì, diciamo, il concetto di vicinanza nasce dal concetto di contesto. Diciamo, l'ipotesi di fondo è che le parole simili occorrono in contesti, negli stessi contesti. Quindi di fatto l'algoritmo Word2Vec lavora proprio in questo modo, cioè partendo dal corpus, quindi da questa grande quantità di testo, se lo scorre con una finestra che diciamo per esempio fatta di 15 parole, quindi inizia a scorrere dalla prima alla quindicesima parola, poi dalla seconda alla sedicesima e così via. Quindi questa finestra rappresenta quello che è il contesto che viene preso in analisi, si analizzano le parole che stanno nello stesso contesto e quante volte occorrono tra di loro. Ovviamente parole che occorrono più spesso nello stesso contesto si desume che abbiano una relazione di vicinanza molto stretta. E questo è l'assunto di base, diciamo, di questo algoritmo. Prego. La regola di stop dell'algoritmo delle aggregazioni dei vari nodi. La regola di stop, cioè, il numero di iterazioni? Sì, esatto. No, il numero di iterazioni, diciamo, è un parametro, tra l'altro lo potrete sperimentare voi stessi adesso nella seconda parte della sessione, è uno dei tre parametri che si possono dare in input nell'esplorazione del modello. Diciamo, il primo parametro è 1 più parole seme separate da virgola. Il secondo è il numero di iterazioni e il terzo è l'ampiezza che vogliamo ad ogni iterazione. Diciamo che anche questa parte del creare un'applicazione web è abbastanza innovativa, nel senso anche questa su internet non abbiamo trovato strumenti di questo tipo, insomma. Altre domande? No. Diciamo, se le domande sono terminate, faccio una breve presentazione dell'applicazione in modo che sarete autonomi nella gestione del modello. Allora, questa ce l'abbiamo qui.
Questa è l'applicazione di cui parlavamo prima. Avete tre funzionalità sostanzialmente che sono descritte. Ecco, perfetto. Ok. Se i computer fossero bloccati, l'utenza è wi@istat.it, wi come word embedding, e la password è istat. Diciamo, le funzionalità che potrete utilizzare, interrogare il modello poi con parole a vostro piacimento in base alle vostre curiosità, ai vostri interessi, sono tre. Diciamo, si può intanto c'è la funzione grafo proprio che visualizza quindi in due dimensioni il modello in base ai parametri che settate, che, diciamo, quindi la parola seme, uno più parole seme, l'ampiezza e la profondità. La funzione affinità invece vi dà un elenco di parole vicine rispetto a una o più parole che inserite. E poi c'è la funzione analogie, che è quella più complessa e più difficile. Potete divertirvi a cercare delle analogie di vostro interesse e vedere se il modello riesce o meno a risolverle. E per la funzione affinità facciamo qualche prova. Tra l'altro, per affinità analogia abbiamo messo anche un suggeritore. Si vede in fondo? Un pochino di più? Ok. Dicevo, sulla funzione affinità e sulla funzione analogia c'è anche un suggeritore rappresentato da questa. Ora, se non vi vengono parole in mente, potete inserire. Quindi si inserisce una parola, si definisce quante parole vogliamo dall'elenco. Premendo su invia, vediamo le parole affini alla parola inserita. Considerate che è abbastanza sorprendente, cioè sembra naturale, ma parliamo di modelli di intelligenza artificiale che hanno in input soltanto 140 milioni di Twitter, e vedere questi risultati, sinceramente, anche a noi, soprattutto le prime volte, ci ha quasi emozionato, soprattutto nei test analogi. Test analogi dove anche qui abbiamo un suggeritore, quindi nell'analogia i parametri da inserire sono il numero di parole di cui vogliamo la lista, che probabilmente completerà l'analogia, e dovete inserire tre parole. Quindi, per esempio, le prime due è un'analogia a voi nota, per esempio resta regina, e poi dovete inserire una terza parola per la quale volete che il modello completi l'analogia. Anche qui c'è un suggeritore, se non ve ne vengono in mente di vostre. Per esempio, ne è uscita una nel tema calcistico, diciamo di Francesco sta a Roma come Sarri, diciamo almeno sino. Al primo posto vedete esce Napoli. Il discorso della distance è, come dicevamo prima, una misura di vicinanza, non di distanza, per il discorso diciamo prima. E quindi la prima parola che risolve l'analogia, secondo il modello, è proprio Napoli, cioè la parola corretta. E ovviamente le analogie, il modello risponderà meglio su tematiche, come dicevo prima, di politica, di attualità, di sport, piuttosto che su tematiche scientifiche, essendo stato alimentato da dei Twitter. E quindi vediamone qualcun'altra prima che mi passate. Allora, questa è sempre calcio, cambiamola. Questa l'abbiamo vista prima. Ah, questa è anche interessante, cioè l'indice MIB sta a Milano come l'indice Nikkei sta a Tokyo. Questa è sorprendente, cioè veramente pensando sia un modello di intelligenza artificiale riesce a risolvere analogie anche su tematiche particolari. Questo, diciamo, poi anche questo è sorprendente, il nazismo sta a Hitler come comunismo sta a Stalin, diciamo, anche in materia storica. Questa ripropone quella di prima, giovane, stanziano. Ah, questo è di tipo grammaticale, sui contrari, sugli opposti. Basso, esce alto. Questa è una relazione di superlativo, quindi lui apprende anche i superlativi, perché diciamo le tipi di relazioni possono essere semantiche ma anche sintattiche. Freddo, sta freddissimo. Poi c'è gelido al secondo posto, mi fanno notare. Anche addirittura con i numeri, per esempio lui capisce che la relazione, cioè 2 sta a 200, come 3 sta a 300. Cioè se ci pensate è veramente sorprendente, cioè noi siamo rimasti veramente a bocca aperta e stupiti. Le prime volte provavamo questi modelli pensando che l'input è soltanto una collezione di Twitter, insomma è sorprendente vedere
come risolvere questa analogia. Ovviamente non vi aspettate di andare a concludere tutte le analogie che avete in mente funzioneranno, perché come dicevo mediamente ne funzionano un 30%, però se pensate, stiamo parlando di intelligenza artificiale, adesso farò una considerazione magari un po' forte, diciamo anche l'intelligenza umana diciamo evolve nel tempo, quindi un conto è l'intelligenza che noi raggiungiamo in età da bambino a 2-3 anni, un conto è quella a 15 anni, un conto è quella a 30, 40, 50 anni. Se ci pensate, un 30% di analogie proposte, probabilmente un essere umano è in grado di risolvere a un'età di 10-12 anni, che non è poco, considerato che il modello per apprendere tutto questo ci ha messo 2 giorni e 2 notti, insomma. Quindi questa è una considerazione un po' forte, ma legata al mondo dell'intelligenza artificiale, rapportata all'intelligenza umana, dà l'idea un attimo della... Vediamo qualche grafo. Ma per i grafi dovete stabilire l'ampiezza, per esempio proviamo a mettere ampiezza 3. Qui è carino vedere anche come nasce un grafo, quindi magari mettiamo la prima volta iterazione 1, istat. Alza su. Se andiamo a iterazione. Vediamo il modo in cui puoi disporre diciamo i nodi che vengono generati da questa ricerca. Questo standard che si chiama COSE, secondo noi visualizza bene, quindi io se volete esplorate pure altri, però sì, è solo la, funziona un po' meglio l'aspetto grafico. Questa è solo una resa visiva della stessa informazione, quindi la topologia è la stessa, però quando la rende su uno schermo la può rendere organizzando i nodi in diverse maniere. Sì. Quindi come vedete con un'iterazione tre parole, lui trova le tre parole più vicine nello spazio di embedding la parola istat e restituisce Eurostat congiunturale calo. Se introduciamo una seconda iterazione, vediamo parte sempre da istat, lo ingrandisco un attimo, sì. Vede in fondo? No. No. Ok. Ops. Un po' per conto. No, è giù. Oddio, questo mi sembra per conto suo, scusate. Ma che io sul mio computer non lo vedo, quindi è. Ah, giusto, perfetto, grazie Diego, perfetto. Quindi da Istat alla prima iterazione avevamo Eurostat congiunturale calo. È molto interessante vedere anche come clusterizza il grafo, cioè dal momento che delle tre parole, congiunturale, Eurostat e calo, che erano uscite dalla prima iterazione, a calo è legato aumento e rialzo, quindi in quest'area del grafo si ritrovano parole tra loro connesse, mentre per esempio andando verso Eurostat si trova il rubarometro o OXE, andando su congiunturale troviamo andamento e trimestrale, che sono parole fortemente connesse al concetto di congiunturale rispetto alle altre. Prego. Sì, allora intanto il nodo seme viene scritto in maiuscolo, come potete notare la parola istat è stata inserita, viene messa un carattere maiuscolo. Il colore invece determina l'importanza del nodo intesa come il numero di nodi entranti in quel nodo, perché ovviamente il grafo è ricorsivo, cioè a volte non è detto che esplode in maniera esponenziale, perché alcune volte le parole tipo Eurostat Istat, cioè la prima iterazione da Istat oltre a calo e a congiunturale trova Eurostat, quando trova le tre parole più vicine a Eurostat ritrova Istat, e quindi diciamo il termine flessione. Sì. No, no. Allora, i colori dei nodi sono associati a, tra virgolette, una misura di importanza del nodo dal punto di vista delle connessioni che ha con altri nodi. Dietro c'è l'algoritmo PageRank, quello che propose Google per indicizzare il web, che sta dietro il nodo di ricerca Google, fra gli altri meccanismi. Quindi più un nodo ha a sua volta entrata di edge da nodi che a loro volta sono acceduti da altri nodi, più è importante. Quindi la graduazione di colore in qualche modo è una misura di rilevanza. Di rilevanza globale rispetto a tutto il grafico che uno ha prodotto.
Okay, grazie Diego. Scusa, no, anzi no, grazie. Grazie. Se avete altre domande, altrimenti vi invitiamo chi vuole a accomodarvi alle postazioni, magari vi posso andare a supporto se io che ha un'altra domanda, prego. Prego. Congiunturale e cavo. Sì. Un attimo che le visualizzo. È la selezione, diciamo. Ok, questa è solo la selezione, no, prego. No. Ci mancherebbe. Diciamo che queste funzionalità di visualizzazione, di colorazione, eccetera, sono tutte cose che potremo migliorare e abbiamo fatto delle scelte, diciamo, più di sostanza, perché questa applicazione è stata sviluppata per la conferenza. Sì. A tempo record, quindi insomma, anzi, complimenti a tutti quelli che ci hanno lavorato, perché hanno fatto uno sforzo notevolissimo, sono stati bravissimi secondo me. No, concordo con Diego. E niente, se ci sono altre domande, altrimenti ripeto, vi invito chi vuole a accomodarsi nelle postazioni e vedere a vostra sinistra, avrete il nostro supporto sia mio che dei colleghi che hanno partecipato al progetto per provare a navigare voi stessi il modello con le parole a voi più... che più vi incuriosisco. Grazie mille per l'attenzione.